abbiamo dimostrato che anche senza risorse si può confezionare un cartellone di questa levatura e qualità. Eventi tutti i giorni che valorizzano il centro rinascimentale e il centro del Lido e anche i quartieri, con tanta qualità. Il Parco Chico Mendez che diventa e ridiventa un'arena dove realizzare musica live, Maurizio Battista, tanti eventi di intrattenimento e di musica. Piazza Buozzi dove si realizzerà il Barbiere di Siviglia, si riproporranno le aperture del Polo Museale, tanti eventi culturali nel Palazzo Bindi, al Museo d'Arte dello Splendore e in tanti luoghi della città. Un evento che viene realizzato in collaborazione con tutte le componenti di questa città, le associazioni culturali, i commercianti, abbiamo superato anche delle incomprensioni che l'anno passato c'erano state, coinvolgendo con la notte dello shopping, la notte atti 50, tutto il Lido e non una parte. Viene riproposto Attenti al Luppolo che anima i mercoledì del centro rinascimentale e coinvolge tutte quelle attività che in questi 7 anni sono nate grazie al contributo di tanti giovani e tante donne, e il Lido, un cartellone importante e una Giulianova che aspetta tanti turisti come gli anni passati e tanti amici della provincia di Teramo e anche fuori della provincia di Teramo che so che apprezzano questi eventi.